Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling Gamer. Eccoci con Cult of the Lamb. Bene, siamo in questo nuovo episodio. Abbiamo creato il nostro culto, il nostro villaggio, perché è anche farming questo gioco, lo vedo, oltre che essere un roguelite. Abbiamo scovato, mi sembra, quattro seguaci per il momento, quindi dobbiamo ampliare il nostro villaggio, i seguaci, il culto e soprattutto mantenere sempre, cercare di mantenere al miglior dei modi il villaggio, quindi guardare se hanno fame i nostri abitanti del villaggio, se ci sono risorse in abbondanza oppure stanno scarseggiando, quindi proprio come se fosse un farming game, perché io sono una pippa perché mi fanno impazzire, però questo connubio non è affatto male. Poi l'agnello sacrificabile è fantastico come personaggio, quindi direi di cominciare subito con un nuovo episodio di Cult of the Lamb. Buona visione! Eccoci. Allora, abbiamo. Ah, ok. Dovevamo prendere. Ritornare nelle lande e prendere il fato, collezionare le ossa e fare il rituale al tempio. Allora, al momento il villaggio sta tutto bene, il fate pure, mi sembra abbastanza bueno. 28. Ok. Bravo, così arriviamo a 29. Allora, la divinazione, sì, l'ispirazione divina ce ne abbiamo uno. Che cos'è questo? Body pit. Ah, è per i muerti. Facciamo farm plot, questo mi piace di più. Intanto bisogna sbloccarne tutti e quattro per passare al prossimo livello. Ok, questo è cos'è? Farming Bundle. Ok, wow, ragazzi, è gigantesco. Bene, allora io manderei costui a fare domande. No, ho detto una stupidace. Vai a lavorare. Quello lo facciamo lì al cult. Bene, andiamo. Allora, dobbiamo andare sempre alla nostra require 4 su 7. Ma di che cosa? Ah, di seguaci 4 su 7. Giusto. Oh, che cos'è? Allora, non so che mostriciattolo sia questo. Comunque, lui è Rakshasa. Ciao, hai così tante bocche da sfamare? Hai bisogno di semi? Un leader di una setta fa sempre bene agli affari. Così tanti seguaci affamati con la pancia, che brontola. Mi sistemerò qui se hai bisogno di raccolti. Sai dove sono? Non ti dispiace, vero? No, non mi dispiace, voglio vedere che succede. Ah, ok, semi. Camellia seed. Vediamo se qui c'è sta qualche altra cosa. Un ragno che non possiamo accoppare. Vabbè, niente, dobbiamo rientrare qua, dobbiamo prenderne 4. Ne abbiamo 2 di sigilli. Quindi incominciamo. Oh, bello, che cos'è? Ah, un esplosivo. Questa. Ah, io vado alle spade, ragazzi. Ah, possiamo equipaggiare anche questo? Fantastico! Ah, ecco, bene. Questo mi fa risalire tutto. Fantastico! Bene, siamo a palla. Aia!
Hanno già sbrumato. Qui abbiamo 4 vie. Aia! Ah! Mamma mia, che è tutta sta gente? Ah, sono i 4 di quelli balordi che ci volevano accoppare. Allora, quindi è vero, oddio, non mi ricordo più. La corona rossa si trova sulla fronte di un altro. Ma come? Abbiamo fatto tutto il possibile per... Non importa, non dobbiamo disturbare Shamura con questo... Lasciamo stare il fratello. Questo è Leshy. Come comandi, sorella mia? Ah, quindi sono tutte e tre... Aia! Aia! C'è sta piena di rizze? Mazza, se sono più, molto più resistenti rispetto a prima. Non c'è paragone. Becca di questo balordo, però mai per curarne, eh? Abbiamo preso 14 bone, che praticamente abbiamo fatte, e quindi potremmo già ritornare al nostro tempio. Ma no, noi andremo avanti, ragazzi. Allora, papà, io direi di andare qui, prendiamo un po' di roccia. Pure roccia che non era affatto male. Ah, possiamo... No. Qua, per forza, sì. Buono. Questa era una pippa, ma non sarà così per sempre. Non può piovere per sempre. Ma ci abbiamo quanti cuori? 400 cuori. Oddio, chi è? Mossa, spettacolare. Flashing shot. Allora, spara un fulmine penetrante, tiene e rilascia il segno per renderlo esplosivo. Spara più proiettili che cercano questo. Ah, mo' ho lasciato questo qui, sì, certo. Vabbè. Beh, questo mi piace di più. Oddio, che è? Chi è? Becca di questo. Su. Oh, vai, un'altra carta, ragazzi. Ah, questo rileva la mappa. Ah, ok, fare diciamo dei danni anche avvelenati ai nemici. Facciamo questo.
Aia! E vai un cuore. Ok, legna o piante? Piante. Tante legne, ce n'è un'abbondanza là. Quindi prendiamo questa. Così possiamo fare da mangiare ai nostri amati seguaci. Prendiamo anche. Ma sì, secondo voi è la stessa cosa? O forse no? Sì. Non cambia niente. Bene così. E vai, il boss. Oh. Quanta buona roba. Tieni, cerca di questo. Cambio io. Chi ci sta, amico nostro? Ah, wow, la stessa cosa. Ah, ok. No, questo qua, così ci lasciano più fervore. Una cosa che mi piace è che possiamo distruggere praticamente tutto. Abbiamo le bones. Abbiamo una tonnellata le bones. Però meglio perché così almeno. Ah! Dovrebbe esserci il mostro adesso. Aia! Ma guarda sto balordo. Ma come ti permetti? Balordo. Ecco il boss. Vediamo che ci stava. Oh, Barbatos. Aia! Ci ho preso al basta. Va bene, dai, mori. Su. Ah, un altro seguace, ragazzi. Convertiamolo. Ah, qua che se abbiamo questa, vai. Un nuovo animale per come se vuoi. Bene, facciamo un sacco di soldi. E vai, e siamo a 4. Ah, l'abbiamo completato. Buono così. Vediamo che dice. Non smette, non commette l'errore di diventare il servitore dei tuoi seguaci. Sono per te da usare per il tuo vantaggio. La loro fede è una risorsa, spendila come faresti con loro, perché puoi sempre riguadagnare la loro fiducia con un gesto di gentilezza ben piazzato.
Lascia che ti autorizzi, lascia che ti dia la licenza per far cose indicibili. Piegali alla tua volontà. Ti concedo il potere di leggere il loro debole, le loro menti. Ah, leggi mente, comando seguace, interagisci con i seguaci per leggere i loro pensieri e vedere quando sono affamati, stanchi o malati. È interessante, ragazzi. Questo è veramente interessante. Hai dichiarato una dottrina che ti ha concesso una nuova azione di seguaci. Buono. Ah, ma questo già lo sapevo. Quando interagisci con i follower, sì, con i follower, con i seguaci, questa azione sarà a tua disposizione. A me mi sembrava già Chavis. Bene, bene così. Allora, interagiamo con un seguace e leggiamogli la mente. Dove sta? Mazza quanta roba, ragazzi. Convertiamolo, Barbados, sì, mi piace. Wow, quante forme nuove, fantastico. Interessante. Il serpente. Il torso del vino fu fuori. L'unicornio. Unicornio. E colore rosa, che non c'è, sì, no, viola, unicorno viola. A forma di balena, no, un unicorno. Ah, questo perde 5 in fede quando muore qualcuno. È difficile da tirare su di livello. Le cose si complicano, quindi. Che gli fanno fa? Per il momento facciamolo pregare. Costui dorme. Andiamo a creare da mangiare. No! Ok, non può essere mangiato dai nostri seguaci, quindi deve essere per forza distrutto. Ok, creare una roba da mangiare così loro hanno sempre qualcosa di pronto. Ok, solo che sono tre, quindi mo dobbiamo creare qualcosa da mangiare qua, no? Ho preso il ragno. Vieni qui, ragno. Fantastico. Ma voglia qua. Stiamo freschi, una settimana. Lui è senza letto, non va bene. Dobbiamo creare un altro letto per lui. Decorations. Wow. Madonna, qua mi serve la mia Yoko perché lei è fortissima con, come si chiama? Quello degli animali. Animal Crossing. Così mi rifà tutta qua l'ambaradanza. Mi ricrea tutto. Vedete, mentre loro dormono, giustamente io, leader, creo. Ah, devo svegliare, il giorno 4. Beh, allora venite qua e datemi la mano. Su. Che problema c'ha questo? Che? Ah, dobbiamo giustamente fare un po' di farming del cibo. Dobbiamo fare una fattoria. Non l'ho fatta? Male. Bravo, tu fai quello, intanto io distruggo un po' di roba. Allora, voi fate quello, io cerco di... Cookie Fire. Ah, me ne serve un altro per il mio amico
gruppo sono in quattro. Ah, ecco, sì, dicevo io. Cibo, lo mettiamo qua, cibo. Dove dormono? Vai. Cioè, fantastico, faccio tutto, e do pure annaffio pure. Cioè. Quella cosa 81 me ne è rimasta però. Fertilizzante. E non ho add fertilizzante, cioè la cacchina. Ogni volta che esaudisco un qualcosa mi dà un reward. Ah, interessante. Non ci devo solo mettere la cacchina. Barbados livello 1, non ha fame, sta bene. Ok, quindi interessante. Vogliono fa, vogliono sgrumare sta roba, ma la sgrumo io, va. Non voglio andare a mano. Ah, eccola la cacchina. Buono, questo serve come concime, andiamo subito a fa. Ah, quando qualcuno sta male bisogna toglierlo perché si potrebbero ammalare, giustamente. Troppe cacche vicino, la gente muore. Non fa una vera, quindi mi tocca andare pulì. Giustamente. È una cosa molto, molto, molto intelligente. Quelle sono rimaste là, ci passano tutta la vita. Oh, qui c'è un'altra cacchina, andiamola a pulire. C'è niente da fa? Beh, fate qualcosa, su. Ah, non c'è niente da mangiare per me, quindi puoi creare qualcosa da mangiare. Che io vi faccio tutto, vi faccio, mannaggia la miseria. Cucino, lavo, stiro. Concimo, butto la cacca nel concime, cioè, che volete di più? Dai che ti do una mano. Altra cacchina? No, sì, eccolo. Ora andiamo a sradicare. Come non, no, io pulisco. Clean poop. Non ho pulito fino adesso. A quantità industriale, le cacca. Ah, eccone un'altra. C'hai ragione. Capito, però? Cioè, vuoi fare niente? Servita niente. Cioè, mo' via niente. Chi era che mi aveva detto della cacca? Non mi ricordo. Ah sì, Ambusias. Amadus. Chi è questo? Amadus, chi è? Sono grato. Ah. E vai. Ce n'abbiamo un altro.
Farming. Ok. Allora, lasciare. Qui che cos'è? Ah, ok, bruciare i corpi nel momento in cui sono morti. Vabbè, vediamo questo, mi sembra la cosa migliore al momento. Ah, me l'ha sbloccato. Fantastico. Culto numero 2. Bene. Andiamo a vedere. Ok. Madonna. Poi devo andare a fare il rituale, va, così vediamo che succede. Tanto a livello di cibo mi sembra che siano abbastanza bene. Anche se si sono spazzolato tutto praticamente, perché. Una settimana per aggiustarvelo. Vabbè, mentre tu vai a tirare giù l'albero, io cerco di cucinare qualche altra cosa che al momento non c'è niente. Oh, qui scarseggia la roba da mangiare, eh? Non va affatto bene. Ah no, questo non è fettenziato. Ci sono solo pianticelle a buffo qua. Mi tocca. Sì, ricominciamo la missione all'inizio. Ora facciamo da mangiare qui due cose. Se no, tra un po' morono tutti e famo pure. Dopo. Quello non si fa fino a che io mo questo l'ho creato, ma ci doveva più spazio. Ho sbagliato. C'è quello là in mezzo. Andiamo a far culto dove vanno a dormire, va? Facciamo il rituale. Oh. Fantastico. È aumentato. Perfetto. Ah. Allora, che dice questo essere immondo? Indottrinare i seguaci va bene, ma c'è molto di più che puoi pretendere da loro. Ah, offri loro dei regali, completa missioni, risiedi benedizioni per loro e aumenterai la loro lealtà nei tuoi confronti. Una volta che sono totalmente fedeli a te, ti daranno tutto ciò che possiedono. Guarda come ti mostro, tu segui. E torna dentro dopo. Ah, ecco, fai vedere come. Ah. Ok, aumentare diciamo la fedeltà di un seguace per salire di livello ti ricompenserà con devozione o un comando di un frammento di pietra. Ah, buono. Ogni volta che un seguace sali di livello genera una devozione addizionale. Quando un sermone o un'adorazione al santuario. Quindi cerca di insomma
assicurati di coltivare la loro realtà. Per increare la loro realtà devi dare ai seguaci, diciamo, ogni giorno la benedizione e interagire con loro. Pure, ci manca qualche altra cosa. Puoi, anche fare loro dei regali, completare missioni per loro, eseguire sermoni e molte altre azioni. Madonna, ragazzi. Allora, più seguaci avrai e più forte tu diverrai. Hai molto da imparare, ma sono vecchio e sono stanco. Venire a trovarmi a casa mia e ti mostrerò come sfruttare il tuo potere della corona rossa. Wow. Lonely Sick. Vai così. Ok, dobbiamo andare a fare questa nuova missione. Questo mo viene usato come teletrasporto, secondo me. Allora, vediamo se ci sono cacche in giro. No. Ah, ok, con questo. E invece con questo. Allora, andiamo da lui. Ah no, qua non si combatte. Quindi dobbiamo entrare. C'è un regalo per me. Hai scoperto il mio umile cottage, casetta. Stai attento a non commettere gli stessi errori che ho fatto io, o finirai in un posto proprio come questo. Bene. Ora, forse un gioco di Knuckle Bones? Sì. Non lo so, perché è semplice. Vai al tavolo e te lo mostro. Io prendo il regalo. Difficoltà è questa qua. Ah, ok. È un gioco. How to play. Ah, un gioco. Madonna. Pure il gioco dei dadi. Quando i dadi dello stesso numero sono posizionati nella stessa colonna, moltiplicare il loro valore. 6 per 6, 36. Giusto? Distruggere l'avversario. Distruggi i dadi dei tuoi avversari abbinando i tuoi ai loro. Quindi 6 e 6. Vai. 4. 5. Ho vinto io. 3. Tu non ce l'hai, quindi attacchi. 6, ecco qui, non diciamo niente. Mettiamolo qui. Questo fa aumentare notevolmente 1 che non ce l'ha lui. Mettiamo qui, comunque ho vinto. Balordo. Ho vinto 44 a 30. Buono. Ok, per quello che sta sotto sei, diciamo, sei naturale. Hai preso subito, diciamo, un premio. Ma che... Ah, buono, un extra. Ok,
Via, ragazzi, si vola. Ora, hai avuto un assaggio del gioco? Ti va di scommettere qualche moneta? Beh. Wow, già, Madonna. Vai, 5 gol. No, non c'è un tempo. Devo tornare a casa qua. Oh, ti ringrazio, diciamo, sollevandomi dai miei doveri, mi hai concesso ciò che più desidero, la pace. Ora che ti ho insegnato tutto ciò che devi sapere, posso passare le mie giornate giocando a Coop e Bots. Ho degli amici in arrivo per unirsi a me per una partita e due mentre parliamo. Un gruppo chiassoso, certo, ma ora che sono in pensione sono libero di divertirmi. Giusto, fa una piega. Ah, buono! Qui c'è da mangiare, quindi rubiamo tutto ciò che si può rubare. Solo questo, no, qui forse c'è legna. Oh, un nuovo seguace, un altro, e ci manca pure quello. Pensando mettermelo. Ah, là c'è altro, vedete? Mazza, la mappa quindi non è piccola, che sto deciso a quello. Allora, il sermone l'abbiamo fatto, andiamo a viaggiare. Allora, seguaci. 5 di 7, ce n'ho 6 comunque perché 5 di 9, compriamo qui un po' di roba, lo so. Vai, famo un altro giro, ragazzi. Se no, so cavolo. Oh, finalmente, mettiamo fine a tutto questo. Ti aspetto nel mio tempo. Ah. Hai capito? Adesso c'è il boss, super boss, ragazzi. Wow. Mingez. Crea un'ambulante eruzione di tentacoli. Allora, 1.2 di damage. Mettiamo questo. Eppure questo. Tanta velocità la stessa e fa più male. Distruggiamo tutto ciò che si può distruggere adesso. Però, non male. Dannato quello, fuori dallo schermo. E mori. Prendiamo tutto, tutto, tutto. Quello che si può prendere. Vai, un'altra cartuccia. Questo. Quando c'ho quel cuore lì, posso fare più male. La candela, ci fanno niente la candela, però vabbè. E che ci fanno la candela? No, aspetta, non ho finito qui. Ah, sono full hell. Qui dobbiamo andare, ragazzi. Ora sì che potevo ammazzare il super boss.
Allora, nuovo seguace, punto interrogativo. Non lo so. Qua che mi sembra che ci sia altra roba da mangiare. Vedo piante, infatti. Carne. Oddio, che ho fatto? Ah, ok, scusami. Scusate, non lo faccio più, giuro. Soldi devoto, devoto. Wow. Ah, adoro il rumore delle sue ossa. Abbiamo pagato. Un altro seguace. Vai. Buono. Stone, per forza. Poi abbiamo il super boss, ragazzi. Uno dei quattro. Ok, buono. Siamo arrivati. Non possiamo tornare indietro? Allora possiamo solo andare avanti. Sarà più complicato, eh? Però ora abbiamo il Tentaculus. Eccolo, sta arrivando qualcuno o qualcosa. L'entità. Eccola. La tua persistenza mi sta annoiando, piccola, piccolo agnello. Allora, tu devi pensare a te stesso, potresti, diciamo, pensare a te stesso. Nel giusto modo, diciamo, nel tuo servizio a lui, ma non dovresti fidarti così tanto dell'incatenato. Ah, ora è troppo tardi per parlare. Non merita soluzione. Non c'è fine per te. Va bene. Aia. Aia! Aia! Ci sta piena di pizze! Dai! Tutte buon. Bene, ora possiamo andare a combattere. No, perché ancora non c'è il mostro. Ah, c'è il pescatore. Hello, kids. Apri i due occhi. Non ce n'è abbastanza per entrambi. La miglior pesca può essere fatta a Pilgrim's Passage. Ti faccio vedere dove sta. Ok, lì, perfetto, quello che ho visto prima. Fantastico, abbiamo scoperto un altro posto. Bella. Tanto vediamo se sto pesce. Buono. E se no i nostri seguaci, ragazzi, fanno una brutta fine un po'. Ah! Che scemo, non l'ho visto. Vai, sarà la volta buona? No, c'è lui. Ok, facciamo questo per il momento. Aumentiamo dell'1,1.
buono, carne. Ah! No! Sto via i pizzetti. Porca paletta. Troppe pizze. Eccolo, il boss, ragazzi. Non il cantante, eh. Abbiamo distrutto il sigillo. Bene, ragazzi, ora c'è il boss. Vediamo un po' com'è sto boss. Ah, ti fidavo sempre tu, piccola agnello. E ora è il momento di morire, praticamente. Questo è quello che ho detto. Vediamo quanto sono brutto. Madonna, l'esci, orribile. Rimane secco. Oddio, che fa? Pure. Ci mancava pure questo. Oddio, è incacchiato fragico. Che stai per morire, balordo. Dai, che è morto, su. Venamo. Ciao, Wilfred. Tiè, abbiamo preso il cuore. Taglie. Abbiamo preso uno dei cuori degli eretici. Allora, che dice? E la corona rossa può banchettare con questo cuore per sbloccare nuove abilità della corona. Visita l'altare nel tuo tempio per scatenare il vero potere della corona rossa. Tiè. Dicevo io, una cassaforte no? Ah, ok, l'altare, bene. Un altro, ah, un altro, dai, ciao mucca. Buono. Let's go. Ah, io però, senza sapere né leggere né scrivere, io questi mi riprendo. Vai, l'abbiamo a copeta. Tiè. Allora, l'esci è caduto davanti come un granello di sabbia prima di come un maremoto.
Che cos'è un pastore senza gregge? Non so. È una domanda. Poi inizia il gioco. A che vuole questo mondo? Ok, da magnà. Niente. Vuoi andare a dormire ora? Vai. Oh, vedi qua ci abbiamo. Finalmente. Andare a vedere se c'è cacca in giro. Sì, per essere un rischio. Eccola la cacca in giro. Non ci vede da magnà. Qui c'è sta il nuovo arrivato. Mi devo creare. Ah, Dio santo. 10 di fede. 5, vabbè, sacrificio. Giorno 8, sì. Devo crearti un letto. Lo vado a creare subito. Lo schiaffo qui. Vediamo un po'. La super capanna per dormire. Missionario. L'offerta, lo stato dell'offerta. Amo questo, secondo me dormo meglio. Quindi. Upgrade. Ah, sopra queste, certo. Ah, fantastico. C'ho più una vita tra un po'. Ma guarda la cacca che fanno sti balordi. Cioè, ma me vergognate? Fate schifo. Vabbè, andiamo a fare un po' di roba qua, va? E poi spegniamo. Sermone. E dai, eh. Dobbiamo sbloccare. Quando attacchiamo un nemico ci abbiamo la possibilità di portarlo dalla parte nostra. Oh, il tifoso contento. Brown. Bene, quello che diventa diventa un cuore.
Ok, tempo to declare a fast will not be running for 3 days. Is this a ritual through the... Allora, vediamo un po'. Sblocca il banchetto rituale, organizza una grande festa per i tuoi seguaci per riempire loro guadagnare 25 in fede. Esegui un rituale nel tuo tempio per dichiarare un digiuno, i seguaci non mangeranno e ne avranno fame per 3 giorni. Così non c'hanno fame per 3 giorni, non rompono le scatole. Sono contenti, per fortuna. Bene. Bene. Bene, ragazzi, abbiamo fatto anche questa puntata di Cult of the Lab. È durata un po' di più, però ecco, abbiamo visto un po' di cose, come funziona anche il farming all'interno della nostra zona, nostra area. E io non ci capisco niente, se una pippa dovessi essere sincero, quindi troppe cose, troppe informazioni, troppe roba da gestire. Però vabbè, è carino, è divertente. Niente, nella prossima puntata andremo avanti e vediamo che cosa ci riserverà il futuro di Cult of the Lamb. Ah, a proposito, abbiamo dato anche il nome adesso al nostro villaggio, appunto Cult of the Lamb, perché ci ha proprio chiesto uno dei nostri followers. E niente, bene ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling Gamer. Ciao e alla prossima!